Ciao a tutti, sono Eugenio Massari. Oggi parlerò di tecnologia. Chi rifiuta la tecnologia fa come Pierino che dice vai tu treno che il biglietto ce l'ho io, perciò rimarrà sempre lì. Il sottovuoto in questo momento è necessario per una o mille altre questioni, perché col sottovuoto riusciamo a risolvere delle problematiche che con le cotture a cielo aperto non faremo mai. Veramente, il sottovuoto è quella ciliegina che serve sulla torta per identificare dove siamo arrivati e dove andremo a finire. Parlando sempre di questa cottura, se noi facciamo delle confetture o qualsiasi tipologia di crema, non avremo i colori alterati perché si cuoce a una temperatura bassa che comunque corrisponde alla cottura di identificazione, ma con 40 gradi meno circa, se dipende dal vuoto che vogliamo fare, manterremo il colore, manterremo le vitamine, manterremo anche quello che è il gusto aromatico. Se vogliamo fare delle confetture diversificate di quelle che troviamo sul mercato, questa è una buona occasione per incominciare a utilizzare il sottovuoto. Le emulsioni col sottovuoto sono molto più stabili. Per quale motivo? Perché avendo le temperature più basse ed avere le caratteristiche di un'emulsione stabile, è più facile ottenerla attraverso le temperature che all'interno della macchina procura. Perché le emulsioni vere si fanno minimo a 36 gradi di temperatura, ma se la temperatura si alza abbiamo delle emulsioni molto più stabili. Col sottovuoto riusciamo a fare questo con delle temperature con 40 gradi meno e avremo qualche cosa che ci entusiasma nel vederlo. Voi fate delle creme pasticcere che se trovate gli amidi adatti, perché ogni crema pasticcera ha la necessità di avere un amido appropriato, avete delle creme stabili che in congelamento non fanno grumi e non fanno acqua nello scongelamento. Se vogliamo fare delle creme, delle ganache, e vogliamo avere delle texture molto omogenee e l'occasione è veramente valida facendola col sottovuoto perché a temperature basse abbiamo questo inserimento di grassi tra di loro che danno una cremosità invidiabile. Qualcuno avrà dei dubbi, provare per credere, perché se rimangono i dubbi e non provate la macchina non riuscirete mai a avere questi prodotti. Se vogliamo fare delle gelatine, delle glasse, avremo con le pectine una quantità minima, avremo veramente qualcosa di favoloso attraverso il sottovuoto. Il sottovuoto è una macchina che si può utilizzare in quasi tutti i prodotti cremosi, gelatinosi nel mondo della pasticceria. Non è che è specifico per la crema pasticcera, per un cremoso o per un cremino. Va bene per moltissimi prodotti a base di creme, delle emulsioni successive che possiamo ricavare la sanificazione del cibo attraverso il sottovuoto e mantenere i gusti e i sapori come sono inizialmente. Bisogna poi saperlo utilizzare perché noi abbiamo uno strumento, anche se è semplice, ma bisogna entrare in merito dello strumento. Se lo prendiamo come quando andiamo a comprare un'automobile, che guardiamo il libretto solo quando abbiamo dei guai, è sbagliato. Bisogna leggere attentamente come si impiega per ottenere dei risultati efficaci. E delle volte potete essere i maestri di chi ha fatto la macchina, basta far funzionare il cervello.